Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le uscite videoludiche. Purtroppo nella scorsa puntata non abbiamo raggiunto i 50 mi piace, ma nemmeno i 30, quindi in teoria la puntata non ci doveva essere, però ho cercato di ascoltare i vostri consigli e in questa puntata non faremo tutte le uscite del mese di maggio, ma solo i giochi che usciranno in versione fisica o che saranno accompagnati da una collector. E quindi ragazzi, tutti i giochi che vedremo usciranno tutti in versione fisica, quindi non ve lo ripeto che il gioco esce sia in versione fisica che in versione digitale, e quando ci sarà una collector vi avviserò. Cominciamo dal 2 di ottobre, quando arriverà MotoGP 24, un nuovo capitolo di questo gioco di corse dedicato alla MotoGP, con tutti i piloti, tutte le piste realizzato da Milestone, e in uscita su praticamente tutti i formati il 2 di maggio. Sempre il 2 di maggio arriverà su Nintendo Switch Endless Ocean Luminous, che è un nuovo capitolo di questo simulatore di viaggi sott'acqua, in cui avremo il nostro sommozzatore che dovrà girare in questi ambienti veramente belli e soprattutto molto rilassanti. I primi due capitoli su Wii potevi mettere le musiche chill out che ti rilassavano. In questo caso potete giocare online con ben 40 amici e andare a esplorare i fondali oceanici. Gioco in uscita su Nintendo Switch il 2 di maggio. Sempre per il 2 di maggio, in arrivo su PlayStation 5, Jack Holmes Master of Puppets, questo gioco horror in prima persona, in pratica una specie di misto tra un'avventura e uno sparatutto, con nemici che in pratica sono delle specie di pupazzi in versione horror. Gioco in uscita in versione fisica da Pulp Games, quindi se non lo trovate nei negozi normali lo potete trovare sul sito di Pulp Games. Andiamo un po' avanti, arriviamo al 9 di maggio, quando uscirà su tutti i formati Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs, che praticamente è una versione multiplayer di Pac-Man. Si potrà giocare in 64, dovremo affrontare i vari livelli normali come si fa nel gioco di Pac-Man, ma ci saranno come nemici anche gli altri Pac-Man avversari, dovremo cercare di mangiarceli prima che ci mangiano a noi. Il gioco uscirà in una versione fisica su da Play Asia, non so se i negozi europei uscirà anche da noi in versione PAL, però sicuramente chi lo vuole in versione fisica lo trova almeno nella versione Nintendo Switch da Play Asia. Sempre il 9 di maggio uscirà su tutti i formati Rainbow Cotton, questo remake di un gioco che uscì su Sega Saturn, shooter tridimensionale con grafica poligonale che in questo caso è stata un po' modernizzata, resa in alta definizione in 16 noni. Chi vuole la versione fisica di questo gioco la trova da Strict Limited, e non solo, perché da Strict Limited sarà disponibile anche la bella Collector Edition che io ho già prenotato, e ecco perché non era mai arrivata, perché il gioco esce il 9 di maggio, io pensavo che doveva uscire già molto tempo fa. Poi arriviamo al 13 di maggio, quando uscirà su PC Homeworld 3, questo bellissimo simulatore strategico spaziale che è veramente immenso. Tantissime astronavi si possono utilizzare in questo gioco, si possono creare dei gruppi con vari giocatori online. Gioco molto bello che uscirà in versione fisica su PC, ma soprattutto era disponibile una bellissima Collector Edition con tanto di mega astronave, mi pare che poi è andato a ruba. Comunque sappiate che di questo era disponibile una bella Collector, e mi sa che questo è l'unico gioco PC che metteremo in questa puntata, perché è l'unico in uscita in versione fisica. Poi arriviamo al 14 di maggio, quando arriverà finalmente, dopo vari rinvii, la versione Nintendo Switch di Biomutant, questo action RPG con protagonisti questi animali bionici, che ha avuto un bel successo nelle versioni per le console maggiori e che finalmente arriva anche in versione Nintendo Switch, purtroppo senza Collector Edition come ci furono su PlayStation 5 e Xbox Series X. Poi, sempre il 14 di maggio, in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, arriva Nocturnia Game Maker Re-Evolution, un gioco di ruolo che fa parte, diciamo, della famiglia dei giochi Neptunia, ma un po' diverso dai giochi normali. Infatti
noi dovremo creare un gruppo, diciamo, di programmatori di videogiochi e andremo ad affrontare i vari nemici che sembrano usciti dai vari videogiochi. Il gioco uscirà in versione fisica, ma sarà disponibile anche una limited che si chiama Day One Edition con alcuni contenuti in più e un'altra versione che vedremo più avanti perché è in bundle con un altro gioco che esce un po' più in là. Poi il 17 di maggio arriva su PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC Morbid The Lord of Ire, un bellissimo action RPG in stile Souls-like con una bella grafica, almeno nelle versioni per console più grandi. Comunque anche la versione Nintendo Switch non è male. Il gioco sicuramente sarà disponibile in tutti i negozi, ma si può trovare anche sul sito di Margisoft. Sempre il 17 di maggio uscirà su tutti i formati My Little Pony e Zephyr Heights Mystery, gioco praticamente per bambini, una sorta di avventura con tanti minigame, niente di che, però anche questo esce in versione fisica. Poi arriviamo al 21 di maggio, quando arriva un gioco che non uscirà in versione fisica, però è un gioco molto importante, quindi lo dobbiamo segnalare. Infatti arriva su Xbox Series X e PC Sanwan's Saga Hellblade 2, bellissimo secondo capitolo di questa saga action adventure con... praticamente siete nella testa della protagonista e vedete cose fuori dal normale in questo nuovo capitolo, che dovrebbe essere uno dei giochi con la grafica più potente usciti finora. Non uscirà purtroppo in versione fisica, almeno per il momento, perché poi probabilmente più avanti, a furia di fare pressione, uscirà anche la versione fisica, però il 21 esce in versione digitale e questo è l'unico gioco che esce solo in versione digitale che vi annuncio questo mese. Sempre il 21 di maggio arriva il secondo gioco del bundle di cui parlavamo prima, su tutti i formati infatti esce Neptunia Sisters vs Sisters, anche questo JRPG un po' più classico della saga di Neptunia rispetto al precedente, questo uscirà in una versione da collezione in bundle con il capitolo Neptunia Game Maker Re-Evolution, questo bundle con tutti e due i giochi nella versione fisica. Non so se si può acquistare in tutti i negozi questa versione bundle o se è un'esclusiva di Idea Factory dal loro store, comunque uscirà anche questo bellissimo bundle. E ancora sempre per il 21 di maggio uscirà un bel remake su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, già uscito nella versione PC, sto parlando di System Shock, questo bellissimo shooter remake dell'originale che uscì nel 1994 con una grafica più aggiornate ai tempi attuali, ambientato in un mondo cyberpunk, shooter in prima persona, veramente interessante questo, uscirà anche lui in versione fisica. Arriviamo al 23 di maggio, altro gioco importante per il possessore di Nintendo Switch e altro remake, infatti arriva Paper Mario il portale millenario, uscì ai tempi su GameCube, esce questo nuovo remake su Nintendo Switch con una grafica rinnovata, alcuni diciamo livelli aggiuntivi, comunque anche questo sicuramente da tenere d'occhio. Sempre per il 23 di maggio arriva su PlayStation 5, Xbox Series X e PC Crown Wars The Black Prince, un gioco strategico a turno ambientato nel Medioevo, anche questo molto interessante per chi ama questo genere di giochi. Il giorno dopo, il 24 di maggio, arriva su PlayStation 5 Metropolis 2 Never Say Goodbye, una bellissima avventura classica con uno stile grafico molto particolare, con protagonisti dei robot futuristici. Il gioco anche qui lo troviamo sicuramente dal sito di Perp Games, poi magari lo troverete anche in varie altre catene. Arriviamo al 28 di maggio, quando arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch Seed of Life, un bellissimo misto tra una avventura e un puzzle game, con la vostra protagonista che si muoverà in questo mondo praticamente desertico cercando di sopravvivere risolvendo vari enigmi, gioco molto interessante anche questo.
Sempre per il 28 di maggio arriva su Nintendo Switch Construction Simulator 4, questo simulatore di cantieri dove voi dovete utilizzare le vostre ruspe, i vostri camion. Questo genere di giochi ha un sacco di successo tra i giovani e uscirà la versione Nintendo Switch il 28 di maggio. Il giorno dopo, il 29 di maggio, gioco particolare in uscita sempre su Nintendo Switch è Cupid Parasite Sweet and Spicy Deadline, un'avventura, in pratica una graphic novel con ambientazione, diciamo, romantica. Il gioco, oltre a uscire in versione fisica, uscirà anche in Limited Edition, una bella Limited Edition, una Day One Edition con i suoi belli contenuti, e addirittura una Mega Collector Edition con tanti contenuti, tra i quali all'interno c'è anche un cuscino. Quindi anche questo sicuramente lo trovate sul sito di Idea Factory, ma probabilmente anche in qualche catena normale. Arriviamo al 30 di maggio, quando arriva la versione Nintendo Switch di Xuan Yan Sword 7. Questo bellissimo action RPG ambientato nella cultura cinese, realizzato da un gruppo di programmatori cinesi. La versione PlayStation 5 non era per niente male. Questa versione Nintendo Switch è un po' downgradata, però mi sembra comunque fatta molto bene. Il gioco, non so se da noi in Europa esce in versione fisica, però era uscita la versione fisica sul mercato asiatico e da PlayAsia si può comprare la bellissima Collector Edition di questo gioco, quindi di questo c'è anche una bella collector. E arriviamo al 31 di maggio, abbiamo iniziato con un gioco di corse, finiamo con un altro gioco di corse. Infatti arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC, Formula 1 24. Dopo il MotoGP arriva anche il gioco della Formula 1 con tutte le case aggiornate, le piste, e addirittura si potrà anche giocare nei panni di vecchie glorie e grandi piloti, oppure costruirsi il pilota da zero. Insomma, anche questo in uscita a fine mese. E con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda i giochi in uscita in versione fisica questo mese. Non titoloni giganteschi, però comunque ci sono un bel po' di giochi da comprare. C'è qualche limited, qualche collector un po' più di nicchia, non ci sono mega collectorone, a parte quelle di Homeworld, che comunque è solo per i processori PC. E con questo, ragazzi, è tutto per questa puntata. Non vi dico niente anche per quanto riguarda il cinema, visto che anche lì non è niente di fisico. Ci vediamo tra qualche giorno con la nuova puntata degli ultimi arrivi, puntata interessante, molto allacciata ai retro games, anche se non ci sono veri e propri retro games, ma ci sono molte cose legate ai retro games. Ci sono dei bei recuperi, ci sono le limited, c'è una bellissima chicca legata al mondo dei retro games, legata a Sonic. Non vi dico più niente, ci vediamo tra qualche giorno e poi vediamo se questa puntata riesce ad arrivare almeno a 20 mi piace. Anche il prossimo mese farò una puntata simile a questa, con solo i giochi in versione fisica. Però è tutto, alla prossima, ciao ciao! Tutti i campionati della MotoGP e con la possibilità di scegliere vari e Luminous, che dovremmo affrontare i vari livelli alla cap al shooter tantissime astronavi che e Zephyr Knights Mystery, vaffanculo, e Zephyr The Black Prince Xbox One and affanculo. E finiamo il 31 di maggio quando abbiamo